Ma secondo voi quante sono realisticamente, adesso non scherzo, le possibilità che Starfield si riveli un Fallout 5 un po' pimpato con gli steroidi e poco altro? Boh. Speriamo, beh, benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi con una toppettina Bethesda facciamo 10 delle missioni più deliranti mai viste nei vari Fallout. Così, tanto per ridere. Che comprendono anche 10 tra alcuni degli oggetti più deliranti che ti puoi portare nell'inventario. Ma prima di incominciare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, gente, attivate la campanella. E condividete questo video se vi va con tutti quanti i vostri amici. Alla numero 10 abbiamo due armature orride, tra cui una da formica robot. Chi non la vorrebbe? Questa è delirante, in cui c'era questo tizio vestito da robottino coaudiovato. Come l'ho detto, coaudiovato? Coaudiovato? L'ho detto in corsivo. Scusate, ho visto un video del corsivo l'altro giorno, ancora mi vengono i brividi. E dai suoi scarsissimi robot, dicevo, la guardia e si faceva la guerra con un finto supereroe, sta tizia vestita da formica robot post-apocalittica col calzante nome di Antagonizer. Dio santo. La tattica giusta per me era ammazzarli entrambi senza se e senza ma se ci mettevi il ma e non il se, giungevi alla fine della loro quest pacificamente, ti ricompensavano con le loro armature, il cui effetto è che non facevano una mazza, anzi una cosa la facevano, ti azzeravano il carisma nelle statistiche, perché giustamente la gente pensava fossi un coglione ad andare in giro in quella maniera. Io penso che un roleplay più realistico di questo. E alla numero 9, la tutina parlante MK2. È una tutina parlante, fa di nome MK2, e potenzia le capacità stealth del personaggio ottenibile in pezzi, cercando bene per tutto il DLC Old Blues, quello per New Vegas. La cosa divertente è che aveva un computer interno, tipo Jarvis di Iron Man, ti parlava costantemente, e che era però un po' più salame di Jarvis di Iron Man, con un po' di spocchia, tanto che si offendeva e si incazzava trattandoti male quando per esempio morivi, perché eri un coglione e non dovevi morire. La cosa mi toccava tantissimo, dopotutto ero soltanto appena morto, no? Immagino che gli insulti di una tuta possano... I'll miss you. Alla numero 8, lo schioppo di Lincoln. Lincoln è schioppato da Mo, ma il suo schioppo sopravvive per far di te qualcosa di più di una schiappa. Penso di aver finito le vocali da invertire. In Fallout 3 c'era questa potentissima quest in cui un gruppo di schiavisti rivoleva i suoi schiavi e un gruppo di schiavi piangeva perché non volevano essere più schiavi, e tu chiaramente facevi la scelta migliore, no? E perché proprio mettersi dalla parte degli schiavisti? Sentiamo. Dovendo riconquistare il memoriale di Abraham Lincoln, la cosa era bella però, perché oltre che farlo se lo facevi per gli schiavisti che lo volevano devastare e a fanculo i nordisti e la libertà, trovavi nel farlo pezzi di Lincoln, tra cui il suo cappello, una sua action figure celeberrime, no? L'action figure di Lincoln alla fine 800, e il suo fucile, che in un gioco di pistole anche laser è comunque l'arma più forte, non si capiva come. Alla numero 7, cercare con convinzione cervelli di cani e trovarli in effetti per impiantarli nel cane cyborg di un capo mafioso in una landa post atomica, tutto nella norma. Il re ci chiede di aiutare il suo Porrex, quindi da bravi amici degli animali ne andiamo a massacrare altri per cavargli il cervello e inserirlo in Rex, anche qui a tutto senso. La gente oggi pensa che il pubblico si sia offeso per i cani macellati in Last of Us 2, ma non si ricorda che il mondo dei videogiochi ce l'ha con gli amici a quattro zampe da un pezzo. E personalmente non ho mai fatto questa missione perché mi scoglionava anche allora sparare a un cane, pure se rabbioso, mentre giustamente massacravo umani ogni 2 secondi, anche questo a tutto senso. La cosa delirante è che ti ritrovavi con un cervello di cane nell'inventario e a un certo punto non sapevi bene cosa farti. Alla numero 7, il siero dell'immortalità, tutto bellissimo se non che non era vero un cazzo e ci si moriva, che era un piacere anche dopo essersene scolati 7 di fila, ma almeno potenziava i danni che facevi con il fucile. Non si capisce bene la correlazione, ma comunque è il siero della mortalità altrui, al massimo donato da Lorenzo, questo nonno immortale in Fallout 4, perché è ibridato con un artefatto alieno nel lontano 1800, i cui discendenti, anche loro immortali, ti chiedono di salvare il vecchio. Non ha senso niente di quello che ho detto, neanche lontanamente, però se lo fai, Lorenzone ti ricompensa con le sue fialettine tipo ogni volta che lo vai a trovare a vita. Alla numero 5, il vestitino birichino da notte in Fallout 3, missione fondamentale, quella in cui trovi un antico messaggio di un uomo ormai morto alla ricerca di un grande tesoro contenuto in una cassaforte all'interno di una stanza. Letteralmente sono le indicazioni fornite, grazie, cazzo, molto utile. Se hai completato la quest, lo sai soltanto quando alla fine trovi, e te lo dice il logo, un vestitino da sexy shop del secolo precedente, che già di per sé ok, ma non finisce qui, perché salta fuori che sei stato pedinato per tutto il tempo da un altro avventuriero che lo vuole tutto per sé e lotterà fino alla morte per averlo. Va bene, morte che arriva dopo un secondo, perché il vestitino per Diana, dopo tutto sto tragitto, me lo tengo per me.
Alla numero 4, la pistolina ad acqua e la morte che ne consegue, la Thirst Zapper, un'arma sbloccabile nel DLC nucleare di Fallout 4, ottenibile a inizio gioco praticamente, il cui effetto è l'essere totalmente inutile perché spara acqua mentre le altre sparano piombo, ma a te viene assicurato che in realtà è mortale, dici boh, vabbè. Per quanto sembri poco vero, finisce che comunque sei costretto a usarla su un tipo la cui armatura è completamente elettrificata, quindi l'unico modo per mandargliela in cortocircuito e farlo morire carbonizzato, eh sì, con una pistolina ad acqua, che incredibile colpo di scena, torna a essere utile anche per rompere i coglioni alla gente poi. Alla numero 3, la cura. Cura una malattia che sta imperversando tra i sopravvissuti di Pittsburgh, che scopriamo essere la cura, dico, una bambina, la figlia del dittatore di Pittsburgh. Ora, anche se andiamo in giro a macellare pure bestie e sparare con pistoline ad acqua, nessuno salterebbe mai in meteria. Infatti il gioco ti propone di sviluppare un vaccino con il sangue della bimba immune rapendola. Rapirla significa che semplicemente la prendi e la metti nel tuo inventario, nel quale tecnicamente non si sono manco presi la briga di fare un'animazione in cui la tenevi in braccio. La puoi portare lì anche per altre 100 ore di fila senza apparenti ulteriori conseguenze, chiaramente. La numero 2, la torta perfettamente conservata. In Fallout 4 è un pezzo di torta, beh, perfettamente conservata. Le radiazioni e il fatto che è passato qualche centinaio di anni non sembrano aver influenzato il fatto che questo mini diner abbia in sé un pezzo di torta perfettamente conservata, che si è preso e messo nell'inventario. Finisce sotto il nome di pezzo di torta perfettamente conservata, solo che puoi averlo soltanto con una fortuna enorme. Letteralmente, come statistica di gioco, sotto una certa ci vogliono più o meno, parrebbe, una cosa come 150 tentativi. Però la torta, se ce l'hai, alla fine ti ridà ben 30 punti vita. Wow, cazzo! E la numero 1, il Pimp Boy, non il Pip Boy, la missione più lunga del gioco in New Vegas, in cui devi stare per più o meno 3 ore a parlare Andy Rivieni con mafiosi, uccidere innocenti, superare check di carisma con almeno 20 persone, tornare da Mick che ti dice di chiacchierare con altre 3 persone, superi altri check di carisma al casino, torni da Mick e lui ti ricompensa con il Pimp Boy. Il Pip Boy però per veri papponi pimp e anche pimpato, nel senso che è il bordino dorato. Oltre a questo, di diverso dal vecchio non fa un cazzo. Bene!